Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova guida di Assassin's Creed Valhalla. Oggi ci troviamo al campo dei banditi di Dorinjestone e proviamo a prendere l'oro in tutte e tre le prove di questo avamposto. Ci mettiamo dove sta il pallino e meditiamo. Iniziamo con la prova dell'orso, che è tipicamente più semplice. Dobbiamo fare uccisioni con danno da fuoco, uccisioni con danno da caduta, parata e uccidere i bersagli. Le abilità corpo a corpo che abbiamo sono impalamento con arpione e il calcio, quindi dobbiamo usare il calcio e dobbiamo parare, quindi dobbiamo parare in questo. Perfetto, iniziamo la prova. Ok ragazzi, penso che abbiamo capito alcune Mi cose. sento già più forte. Il tuo tempo è scaduto. Dobbiamo uccidere tutti quanti con i danni da Dio ci fuoco. protegge. Il problema è che per proccarli bisogna quasi sempre far parare. E questo è quasi morto, questo a sinistra. Aggiriamo subito quest'idiota. Ti ammazzo! Avanti, insistete! Quello non lo possiamo uccidere, ragazzi. Perché se Lascerò fuggire. gli pariamo il colpo, quello muore. Dobbiamo cercare di uccidere lo schermigliatore d'accordo? con una parata. Dobbiamo far proccare la parata da questo. Ecco, adesso sì. Non ti prenda! È impossibile, ragazzi, questo non so. Dobbiamo continuare a parare. Aggiriamo subito quest'idiota! Va bene. E sperare che procca prima che muore questo. Non hanno fatto proprio una scemenza. Ok, ce ne sta pure un altro. Vediamo se con questo ci blocca prima. Attaccate da dietro! Ok. Senza Dio, all'inferno! Muori, muori. Muori, muori. Perfetto. Oh, incredibile. Li abbiamo fatti tutti quanti, ragazzi, con i danni da fuoco. Con quelli da caduta ne dobbiamo fare, mi sembra, 5. E tra le altre cose, fortunatamente, ci sono un sacco di questi funghi. Mi Ci sento sono bene. 3 arcieri che dobbiamo assolutamente uccidere con i danni da caduta, perché altrimenti con quelli da parata, da fuoco, non li uccideremo mai. Quindi ne rimangono 2 che possiamo scegliere, che possiamo uccidere con i danni da caduta. Che sarà quell'elite che sta là, più un altro. E poi i 3 arcieri. Vai. Quindi tipo uno di questi caduta, e uno di questo di farlo uccidere. Fuoco. Ok, ha preso fuoco. Muori con il fuoco. Mannaggia la miseria. Mo' dobbiamo far proccare i danni da fuoco a questo qua dietro. Colpite dai lati. Ho sbagliato pure.
Io ci provo. Ok, l'ho fatto, vero? Quelli da caduta non ci interessa come era morto. Non me l'ha dato quei danni da fuoco quello. Vabbè, andiamo avanti. Allora, adesso andiamo. Stessa tecnica di prima. Andiamo da sotto. Così qua ci stanno gli arcieri. No, però se. Uno. Due. E tre. Ce ne serve un altro. Thor, dammi la forza. Colpite con me. Ma quell'arciere è morto? No, è ancora vivo. Dobbiamo andare qua, ragazzi. Dobbiamo fare i danni da fuoco. Purtroppo. Ok, fanno tutti e due danni da fuoco. Me la pagherai cara. Pure l'arciere è morto, però, avete visto? Però non so se. Madonna, non ce la facciamo. No, ce la facciamo. Ok, questo qua lo dobbiamo fare con i danni da caduta. Vieni qua. Un mulo è più veloce. Dobbiamo essere precisi. Ti faccio a pezzi. Vai. Muori. Perfetto, da caduta. Caduta è finito. Le parate finite. Adesso sono rimasti 3 nemici. Sono 41. Quindi 3 per 4, 120. Ne dobbiamo fare perlomeno 2 con i danni da fuoco. E il problema è che ci sta pure il boss, che quello ci one shot. Non ci one shot, ma quasi. Ok. È compito mio. Siamo in superiorità. No, quello l'avevo parato, ragazzi, sicuro. Stava arrivando il boss. Quello se ci carica ci fa malissimo. No, quelli là se muoiono da solo. Da soli con i danni da fuoco, ragazzi. Non ci dà la kill. Mannaggia la miseria. Ok, quello là forse lo abbiamo fatto. Perfetto. Quello forse l'ho preso. Dobbiamo fare un attacco di questo. Perfetto, adesso dobbiamo solamente uccidere il boss. Boss sanguaiato. Lo possiamo uccidere anche con i danni da fuoco, perché lo possiamo buttare dentro al fuoco. Quello prende fuoco, vedete? E questa era la prova dell'orso. Solo che non gli fa tanto danno il fuoco. Dobbiamo portare su un fuoco. Ah, poi tra l'altro possiamo anche fare tipo toro. Nel senso che quello ci carica. E noi lo ci spostiamo e quello va a finire dentro al fuoco. Così dovrebbe funzionare però. Infatti prende fuoco, vedete? E dovrebbe accumulare anche un sacco di dot. Spero.
Abbiamo finito, vediamo, ci sono un sacco di funghi qui. Vedete, ha preso fuoco da solo. Ma la cosa che non capisco però... Calpestiamolo. Non l'abbiamo calpestato. Ci abbiamo poca vita però. Che è successo? Forse l'abbiamo ucciso. Meno male, ragazzi, mi pensavo che si era buggato. Questa prova era una prova difficilissima. Dovete stare ultra attenti. Quindi, ritorniamo alla prova della selezione. Alla scheda della selezione delle prove. Proviamo quella del lupo. Dobbiamo uccisione con colpi alla testa, punti deboli colpiti e elimina tutte le guardie. Quindi bisogna... abilità a distanza che cos'è? Perfetto. Quindi abbiamo un super arco. Dobbiamo uccidere tutte le guardie, penso, con i colpi alla testa. E dobbiamo colpire i punti deboli. Andiamo. Questa sembra più semplice, però... non si sa mai. Dovremmo andare in un punto più alto. Allora, sicuramente perlomeno il giro è buono. Questi qua mica sono scesi giù. Colpo alla testa, perfetto. Stavolta iniziamo molto bene. Ok. Abbiamo detto andiamo prima da qua. Qui ci sta, perché c'è una gabbia qua? Non ce ne importa per adesso. Vediamo di... questo è tiratore. Il problema è che è sull'altro braccio che c'è il punto debole. Quindi l'abbiamo colpito sul punto debole. Velocemente dobbiamo salire sopra prima che si riprende. Vai, vol veloce. E lo dobbiamo prendere in testa. Non l'abbiamo preso in testa. Però gli abbiamo colpito il punto debole. Uno l'abbiamo sbagliato, contiamo. Qua prima ne abbiamo sbagliato un sacco. No, nel senso che li abbiamo one shottati sul punto debole. Punto debole. E in testa. Ce lo pigliamo il danno, ce lo pigliamo. Punto debole. Come si è girato questo? Togli sta R. È colpo alla testa. Metti la R sul punto debole questo. Punto debole. E testa. Adesso siamo messi un poco meglio, però uno non l'abbiamo colpito la testa. Scendiamo un attimo qua, giusto per vedere un attimo com'è la situazione. Allora, quello là dovremmo riuscire a farlo da qua. Vediamo un secondo. E quello è anche elite, quindi... punto debole. Colpo alla testa, perfetto.
Quei due non sono Elite, mi sembra. No, uno è Elite, mi sembra. Non mi ricordo. Però se quello si ferma là e si gira. Punto debole. Non cadere, non cadere, non cadere, non cadere. Colpa la testa. Preciso. Quello là però sono ragionevolmente certo che non è Elite. E da qua non è Elite. Quindi dobbiamo andare, dobbiamo scavalcare, dai. Teoricamente se, se riusciamo a fare così dobbiamo stare molto attenti agli ultimi tre. Qua abbiamo detto dobbiamo salire sopra quest'arco. Ne abbiamo sbagliati sempre solo uno, ragazzi. Solo uno, gli abbiamo colpito il punto debole, ma non l'abbiamo colpito alla testa finora. Ok, punto debole. Colpo, colpo in testa. Ce ne sono ancora un sacco. Ok, questo qui abbiamo, abbiamo detto che è il braccio sinistro. Il colpo di... questa volta è il braccio destro. Punto debole. Questo qua non lo riusciamo a colpire alla testa perché sta troppo in alto, però non riusciamo a salire. Ah, aspetta, forse da qua. Il tuo tempo è scaduto. Ci prendiamo il colpo, però lo uccidiamo in testa. Perché già ne abbiamo sbagliato uno, non ci possiamo permettere di fallire. Ok, quello lì stessa cosa. Dov'è il punto debole di questo? Eccolo là. Punto debole. Stai per morire. L'abbiamo one shottato sul punto debole. Punto debole, colpa alla testa. Punto debole. Dobbiamo salire da qua sopra. Lo dobbiamo uccidere assolutamente con un colpo alla testa. Colpo alla testa. Ragazzi, siamo proprio... ci manca un punto debole e probabilmente tre colpi alla testa, qualcosa del genere. Però rimangono solamente quattro nemici. Andiamo, un punto debole. Ok, adesso dobbiamo fare, sono tutti, dobbiamo uccidere tutti quanti con i colpi alla testa. Li aspettiamo qua, o li dobbiamo fare in un altro modo. Non ci possiamo permettere di farli là sopra, perché quelli là cadono, si prendono il danno della caduta, e noi non possiamo dare questi tre colpi alla testa. Allora, e poi, come facciamo a salire là sopra? Oppure dobbiamo salire su un punto più alto. Aspetta, proviamo ad andare su un punto più alto dove li vediamo dall'alto. Probabilmente da qua dietro. Non c'è un punto alto tipo questo. Vediamo. Finora due non abbiamo colpiti in testa, ricordiamoci. Colpo alla testa. 4-18. Sono rimasti solamente tre. Vediamo se riusciamo a saltare qua. Ok. Speriamo che non moriamo. Se, se scendiamo qua, scendi, Eivor. Oh, quello è sceso giù, sta venendo da noi. Perfetto, perfetto, perfetto. Dobbiamo prendere assolutamente la testa, ragazzi. Non fa niente se ci pigliamo il colpo. Colpo alla testa. Uno,
ci manca un ultimo colpo alla testa e ci abbiamo due bersagli. Cerchiamo di non morire, Eivor, eh? Se lo facciamo in stealth è ancora meglio. Ci hanno già visto, altro che stealth. Questo è pure elite, però... abbiamo fatto questo qua, basta... lo possiamo prendere sia nel punto debole che il colpo in testa. Ok. E anche questa abbiamo preso l'oro. Ci rimane solamente la prova dell'assassino, che teoricamente dovrebbe essere più semplice. Adesso non ci rimane altro che completare la prova del corvo. Ma ragazzi, ma voi ci pensate se dobbiamo fare gli assassini concatenati? Come dobbiamo? Dobbiamo restare sempre nell'anonimato. Dobbiamo fare gli assassini della sporgenza, questi sono facili. E questo dovrebbe essere abbastanza semplice. Proviamo. E non ci dobbiamo mai far scoprire. Perfetto ragazzi, allora, la parte più difficile di tutta questa prova è restare nell'anonimato. Dobbiamo uccidere, dobbiamo fare 11 attacchi aerei, assassini aerei, e 4 assassini alla sporgenza. Che sembra facile. Il problema è che ci sono perlomeno due patrol che abbiamo visto. E che ci vedono tutti qua. È facilissimo essere scoperti. Infatti, la parte più difficile è restare nell'anonimato. Noi ci proviamo. E poi bisogna capire qual è il giro più semplice. La prima parte è abbastanza facile, non porta via particolare, non ci sono particolari difficoltà. Poi andiamo su, la saltiamo, andiamo su, e se quello non si gira lo assassiniamo. Perfetto, i manufatti li prendiamo alla fine. Adesso questi due che stanno qui sotto, riscendiamo giù, saliamo sopra la mensola, qui sopra questo coso, quello lo assassiniamo, quello lì non ci vede perché ci sono gli scudi, è stagionato anche dall'altra parte, qua ci arrampichiamo. E se non, Eivor non si bugga, assassiniamo pure questo. Perfetto. Ok ragazzi, da qui lo vedete quello lì di fronte? C'è quello lì che sta al centro, che potrebbe venire qui dentro. E in più c'è questo qui che ci potrebbe sgamare. E quello lì, da quello che ho capito, non c'è nessun altro modo di assassinarlo se non arrivandogli da dietro. Quindi lo assassiniamo, raccogliamo il corpo e lo portiamo qua dentro. Controlliamo che quello non viene qua. Questo qui si può assassinare impunemente. E anche l'altro.
Bisogna solamente trovare la posizione giusta che esce F assassina. E si assassina senza problemi. Ok. Probabilmente quello lì che sta lì in fondo viene solamente... non ne sono tanto certo, ragazzi. Però dovete stare attenti perché vi possono vedere di lì. Dobbiamo andare a fare prima quelli e poi possiamo andare a prendere i manufatti. In generale, i manufatti li prendiamo solamente alla fine, perché è assolutamente molto più sicuro. Per proseguire poi, penso che il sistema migliore sia andare dall'alto, quindi utilizziamo l'animazione più bella del gioco, saltiamo qui, andiamo qua sopra. Allora ragazzi, guardate, sono rimasti quei quattro lì e questi tre qui. Questi tre qui sono quelli più complicati. Allora, se ci mettiamo dietro gli scudi, questi qui sono due patroni. Adesso si allontana quella di destra e noi uccidiamo quella di sinistra e portiamo il corpo da qualche altra parte. Uccidiamo pure quella, ragazzi, perché ho paura. Quell'altro là già ci ha sgamato. Io me ne andrei proprio, ragazzi. Andiamocene. E magari quello lì torna dove stava prima. Perché quello lì è un ottimo candidato per l'assassino alla sporgenza. Non penso che viene fino a qua, no? Sono ragionevolmente certo che se ne va di nuovo sulla sporgenza. Vediamo un attimo, ne dobbiamo fare solamente un altro alla sporgenza, però quello là è quello più semplice. Se ne torna al posto suo, facciamo un'altra volta il giro da dietro, eh. Ok. Siamo molto attenti. Quello ancora sta girando. No, se ne torna sulla sporgenza, vedete? Ok. Quindi non conviene assassinare quello. Probabilmente conveniva portare il primo corpo a destra . Allora teoricamente questo qui non ci dovrebbe vedere, però prima ci ha visto, ragazzi. E gli assassini alla sporgenza stiamo a posto. Mo sono 45 ciascuno, quindi dobbiamo uccidere solamente altri 3 con gli attacchi aerei. Questa parte qui non l'ho ancora mai provata. Allora, ci sono 4. Probabilmente questo qui lo riusciamo a uccidere senza che se ne accorga nessuno. Quello là lo possiamo fare con un attacco aereo.
Poi questo qua pure lo facciamo così. Perfetto. E questo qui è l'ultimo e non ci dovrebbe assolutamente vedere. Perfetto. Ragazzi, rimangono assolutamente due attacchi aerei assassinieri da portare a termine e mi sembra che ci sono quattro altri nemici. Se ci siamo dimenticati un solo nemico, siamo fritti, però sono ragionevolmente sicuro che ne rimangono quattro e sono quei quattro che stanno là sotto. E sono anche ragionevolmente sicuro che è facilissimo farlo con gli attacchi aerei. Ne dobbiamo fare solamente due con gli attacchi aerei e abbiamo completato. Qua il killer sono solo i bug. Perché se non si bugga ci riusciamo. Soprattutto se questo qui lo uccidiamo con un attacco aereo, con un assassino aereo, quello là non se ne accorge. E infatti non se n'è accorto. Poi, teoricamente, se questo qui lo facciamo con un assassino aereo, quello là non se ne accorge. E infatti non se ne è accorto. Abbiamo finito anche tutti gli assassini aerei. Ragazzi, dobbiamo fare due assassini semplicissimi. E riusciamo a fare anche loro qua. Vediamo, questo qui è proprio facile. Se non sbagliamo, siamo proprio nabbi. Perfetto. E quello là è ancora più semplice. Adesso l'unica cosa che ci può uccidere è tipo il fuoco, una caduta dall'alto o cose del genere. Perché tutte le guardie sono state assassinate. Poi, un'altra cattiveria che hanno fatto questi di Ubisoft e hanno nascosto i manufatti. Quindi qui bisogna prendere le frecce, distruggiamo questo coso di legno e prendiamo il primo manufatto qua. Poi nuotiamo fuori. Un altro manufatto sta da qua sopra, dobbiamo salire però. Saliamo di qua. Sta ancora più sopra, dobbiamo salire ancora più sopra. Vediamo se questo albero. Niente. Dobbiamo andare per le corde. Vediamo se qui ci fa salire. Ok. Sì. Albero. Corda. 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 Saltiamo là. Ci arrampichiamo e raccogliamo. Numero 2. Perfetto. Questa prova qui, ragazzi, è stata una prova assolutamente bella perché non è stata affetta da nessun bug. E ce la siamo dovuta. Abbiamo dovuto capire esattamente qual era il percorso che dovevamo fare per non farci sgamare. A meno che naturalmente non moriamo adesso mentre raccogliamo i manufatti. L'altro sta là, basta semplicemente prendere il rosso, ok. La porta si dovrebbe aprire direttamente. Dovete fare attenzione alle anfore naturalmente perché il fuoco vi distrugge. Ok, quanti ne rimangono? Altri due, di cui uno è facilissimo, che l'abbiamo preso, l'abbiamo visto prima, sta là. E un altro. Sono stati ancora più cattivi quelli di Ubisoft. Per salire sopra quella scala, bisogna prendere questo. Che uno pensa, ma quello lì è troppo lontano, non ci arriverà mai sotto la scala, e invece è l'unico modo per salire la scala. A posto. Vediamo un attimo.
E abbiamo preso l'oro anche qui. Campo dei banditi di Lolingestone. Vediamo un attimo. Ora abbiamo fatto tutto. La parte più difficile di questo è, naturalmente, resta nell'animato. Ragazzi, questo è quanto per quello che riguarda. Facciamo un attimo medita, giusto per capire. Vedete, tutte e tre oro. Naturalmente, se il video vi è stato di aiuto o vi è piaciuto, lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Noi ci vediamo nella prossima puntata con una nuova guida. Ciao!